Bene amici, ben ritornati sul nostro canale. Oggi cercheremo di preparare un delizioso tortino alla mela. Allora, ingredienti che servono sono un yogurt skyr, albume, proteine, avena istantanea e una mezza mela. È un tortino molto proteico, ottimo per fare delle colazioni molto sane e da utilizzare soprattutto per chi è a dieta e vuole un'alimentazione equilibrata e sana. Andiamo con il procedimento: mettiamo innanzitutto 200 g di albume, che è più o meno la quantità per la nostra torta per la colazione. Eccoci qua. Dopodiché aggiungiamo i nostri 30 grammi di proteine e i 40 grammi di farina di avena. Quindi mescolate per bene fino a quando le farine si saranno ben sciolte con l'albume. Procedimento molto semplice, facile, veloce. Dopo che le farine si sono sciolte, ci aggiungiamo il nostro yogurt all'incirca 50 grammi. Io ho usato quella alla vaniglia perché piace tanto la vaniglia, però potete utilizzare qualsiasi yogurt greco che preferite, in base ai vostri gusti. Ecco qui, aggiungo lo yogurt e continuerò a mescolare in modo tale che tutto si amalgami per bene. Allora, per chi non può utilizzare le proteine, non ce l'ha, può sostituire le stesse quantità con un'altra farina. Naturalmente cambieranno i valori nutrizionali del tortino. Dopo aver ottenuto questo risultato dove tutto si è sciolto, tagliate una mezza mela, la fate a pezzettini o a fettine sottili come preferite e lo aggiungete all'impasto. Nel frattempo mettete a riscaldare un pentolino, preferibilmente molto alto, in modo tale che si possa cuocere meglio il nostro tortino, e semmai ci spruzzate un po' d'olio e lo passate su tutto il pentolino in modo tale da creare una maggiore antiaderenza per il nostro tortino. Passati 3 minuti, abbassate la fiamma e ci versate all'interno l'impasto da noi ottenuto. Ecco qua. Lo coprite con un bel coperchio e lo lasciate per almeno 5 minuti, così ogni tanto se volete potete andare a controllare e vedere, ancora si attacca, ma difficilmente se la padella è buona ciò accade. Beh, sono passati 3 minuti, questo per adesso è il risultato. Abbiamo bisogno ancora un po' di tempo per farla fare, dopodiché la giriamo e la facciamo fare dall'altro lato. Beh ragazzi, passati i 5 minuti, 7 minuti, perché poi dipende dal fornello e dalla pendola che avete, con l'aiuto di un piatto o di un coperchio girate il tortino per farlo fare dall'altra parte per altri 3-4 minuti, ma anche meno. Bene, signori, il tortino è fatto, eccolo qua. Guardatelo. Se ci riesco io, ci può riuscire chiunque. Un bel tortino da mangiare la mattina. Bene, ecco qua il mio risultato, ciò che mi mangerò stamattina come colazione. L'ho guarnito con la mia crema al cacao light,
Potete trovare il video scorrendo giù nel mio canale. Un po' di granella di nocciole e il gioco è fatto. Beh, signori, questo è il risultato finale. Direi niente male per una torta senza uova, molto proteica e ve l'assicuro, è buona, è buona. Buona colazione a tutti. Mi raccomando, lasciate il like e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ciao, al prossimo video.